cresciuti a, alle Petit Paris. Il percorso artistico lui è un po' più affermato. Allora, c'è bisogno del microfono, sì. Quindi ti faccio tipo l'intervista, va bene? Allora Massimo, questi giorni qui a Palazzo della Vicaria, come ti sono sembrati? L'ultimo giorno della mostra, quindi non potevo che finire la mostra, chiudere la mostra con Alessandro, che secondo me è un grande, ma non dico più niente. Circa nel 2010, se non ricordo male, 2009. Per la prima volta Massimiliano ha fatto una sua personale qui a Trapani e chiese a me allora di organizzare un po' il tutto. Abbiamo fatto un mini tour, abbiamo organizzato un mini tour. La prima tappa è stata a Erice, la seconda alle Saline al Museo del Sale e la terza poi proprio alla Vicaria. E quindi stasera presentare, diciamo, questi sei pezzi inediti in una location come la Vicaria e durante una mostra personale di Massimo, per me è motivo di grande orgoglio e di emozione soprattutto. Niente. Vuoi accomodarmi? Congelati. Adesso diamo un po' di volume. Anticipatamente ai chitarristi presenti, perché come ogni volta qua i ragazzi lo sanno, si viene a creare questa incresciosa situazione dove mi trovo a suonare la chitarra, cosa che non so fare assolutamente, quindi vi chiedo anticipatamente di scusarmi per le castronerie che farò. Yeah.
Thank you.
anche la mia. Scagliati di là, scagliati su di me talloni facili, su chi ha la forza dentro me, e io ti vedrò rinascere. Che è quello che potrete ammirare qua dietro. Si chiama, come si chiama questa storia? Una semplice storia. E qualche anno fa è uscito fuori un pezzo proprio ispirato da questo quadro nel 2010, quando abbiamo fatto questa mostra. Era uno dei miei preferiti, non me l'ha voluto regalare dopo essermi fatto un mazzo grande Madonna Casa per organizzare queste mostre, però tutto è andato bene. Poi ha voluto pure soldi per dopo aver fatto tutto ciò. Comunque, non per nulla ve lo svelo, Pacico lo chiamano un buffone. Prego, puoi rispondere, tanto non è che... prego. Vabbè. Comunque, ragazzi, sono stati fantastici perché hanno preparato le musiche in due giorni, l'altro ieri e oggi, ieri scusate. E quindi un altro bel applauso glielo potete anche dedicare, che lo voglio fare anch'io, grazie. Alla salute. Thank you.
semplice storia. Thank you.
sempre, tornerò a sbagliare davanti. Le labbra si scaldano e scaldano i tuoi, mani curiose per nuove emozioni. Resterò per sempre in questo incubo di pace, nel dolore del reale, che una vita è fugace. Sfuggirà al sole per non farsi più vedere, evitare le emozioni, sentire piacere. Vissute per paura del domani, impazzirò e poi non vedrò più i colori. Fare come me, mi
sono è profondo come un mare, il suo sguardo spasmodico di piacere. Per
far sì che questa città possa essere sempre più bella, più ricca, possa offrire di più. Non, no, parliamo sempre dei turisti, ma non ai turisti, a noi stessi, a noi che la viviamo ogni giorno, a noi che percorriamo le strade, che guardiamo la periferia, che andiamo al mare. E quando canto questo pezzo lo canto sempre con un po' di nostalgia, come se ancora oggi vivessi fuori. Pezzo che io penso da mia, che tra l'altro ti ricordi, no?
che è nato in una casa. Sì, questo pezzo è, l'ho scritto tornando, cioè l'ho scritto a Cagliari, poi la prima persona che l'ha ascoltato era lui, e la prima volta che è stato filmato era in un caseggiato a Marausa, dove festeggiavamo il ritorno un po' di tutti quelli che, gli amici che stavano fuori, no? Che tornavano nel periodo natalizio, credo fosse, adesso non mi ricordo. E, bello ricordare questi momenti, bello magari lasciarli impressi in un testo anche sulla musica, o magari ci saranno molte opere di Massimo che parlano dei suoi trascorsi, del suo essere pacevoto tra Varese e siciliano, ed è bello che lui porti in giro per l'Italia tutto il suo bagaglio e tutta la sua terra. Grazie a tutti, una buona continuazione di serata. Grazie qua ai ragazzi di Amalatesta per il servizio tecnico e il supporto, e Giovanni Lacerto voleva dire una parola, come si dice qui. Sì, vabbè, volevo ringraziare Massimo perché quello che abbiamo fatto in queste due settimane è stato accompagnato dai suoi quadri che hanno reso ancora più bello questo posto, quindi volevamo ringraziarti per la tua disponibilità. Avremmo avuto altre sale o anche fuori per fare le nostre cose, ma abbiamo preferito mischiarci, contaminarci, che era un po' quello che è venuto fuori dal oggi pomeriggio dal libro che abbiamo presentato. Grazie, complimenti, e spero che questo sia solo l'inizio di una bellissima collaborazione. Finisco nel ringraziare tutti. Non mi lo finivo, grazie. E poi, niente, è stato bello, 15 giorni bellissimi. Poi sì, cioè, qui dentro ci sono 2 anni della mia vita praticamente, in ogni lavoro c'è un pezzo della mia vita, e quindi è stato bello portarlo a 4 anni. Poi tra l'altro sono sceso da, come diceva Alessandro, da pochissimo, da 5 mesi, quindi vorrei portare la mia pittura qua, non a Bologna, ma farlo qua nella mia città, quindi questo. E ce la farai, dai. Buonanotte!